tutto sommato resta legato a una concezione settecentesca dell'empirismo e dunque a una concezione che vede, afferma il primato dell'empirico sull'astratto. L'astratto è appunto tale in quanto è ricavato dall'empirico e quindi ha bisogno del ritorno all'empirico per la propria verifica. L'empirismo dalla metà dell'Ottocento comprende che invece l'indagine scientifica comincia dalla teoria e costruisce attraverso la teoria la possibilità di fare esperienze e anche di disseminare qualcosa come oggetto o non oggetto. E in Della Volpe è fortemente presente la lezione gentiliana, perché lui era un gentiliano. E quindi l'empirismo in lui si colora di vitalismo. E c'è sempre sotto il tema della ragione comunque di astratto che uccide la vita. Tutta questa tematica, la ragione che uccide la vita e l'esperienza che invece è vitale, appunto, è vivente, segna un po' l'origine della scienza moderna, per questo diceva Lamarck, perché Lamarck inizia su posizioni evoluzionistico-empiristiche per finire in posizioni vitalistiche e quindi la vita come un principio attivo. E appunto Lamarck andrà tenuto presente anche per segnare bene le distanze tra quello che noi diciamo materialismo quando parliamo di Marx e quello che diciamo materialismo quando parliamo della storia della filosofia, insomma. E il Gentile, nell'idealista Gentile, è fortemente presente il momento della volontà, dell'atto, del fare. E infatti è un, come dire, è stato definito il Fichte di Palermo. Non è l'Engel di Palermo, il Fichte di Palermo. E in quel di Palermo c'è tutto il disprezzo di questa figura modesta nei confronti della grande filosofia moderna. E però Della Volpe è un gentiliano e generalmente siccome Croce e Gentile si trovano a demonizzare la società nello stesso periodo, in parte lavorano insieme, in parte litigano per questioni anche di prestigio, eccetera. E si collocano politicamente in modo diverso, no? Gentile sicuramente con il fascismo, Croce con un fascismo nascosto, con un liberalismo molto moderato, eccetera. Della Volpe è gentiliano. Se noi leggiamo l'Ordine Nuovo di Gramsci, vediamo che Gramsci e Togliatti spesso fanno riferimento al Gentile e la cosa, se l'ambientiamo storicamente, si comprende perché c'è l'esperienza della rivoluzione sovietica, c'è l'esperienza dell'entrata in gioco, no, della classe operaia, dell'attività operaia. Sembra finito il momento della mera accademia dei partiti, c'è la vita operaia nuova che si sta creando e questo crea una disposizione più verso appunto l'attualista Gentile piuttosto che Croce. Moreno coglie questo carattere
arcaico dell'empirismo. E quindi questa funzionalità dell'astratto rispetto all'empirico, al vivente. D'altra parte sarà utile, credo, anche vedere quei due o tre testi del lavoro dedicati a questo tema specifico. Sono testi abbastanza brevi, perché il paradosso è che l'ultimo testo che scrive può legittimamente essere considerato un testo che li abita. Però è interessante che anche Della Volpe, quando sviluppa il suo punto di vista, e i Della Volpiani, Colletti in modo particolare, criticano la dialettica in quanto astratta, in quanto non capace di seguire la dinamica effettiva del vivente. Quindi ritorna sempre questo problema, no? della ragione astratta e del vivente che gli si contrappone. Dall'altra parte, l'antiempirista sottolinea come è una chiacchiera parlare del reale se non si considera che riconosco qualcosa come reale in quanto lo inserisco in schemi logici. E qui Piaget è molto utile. È solo man mano che nel bambino si forma una capacità assertiva, formalizzante, fino alla classificazione di tipo matematico, è solo in questa maniera che il bambino man mano comincia a distinguere il mondo e a distinguere sé dal mondo. Cioè a rendersi conto che un'esperienza che fa non lo comprende tutto, ma lui può osservarla dall'esterno, che lui non è semplicemente una parte di quel vivente che è l'esperienza, ma è anche un osservatore dell'esperienza che può valutarla, organizzarla, eccetera. E allora in Piaget appunto si torna a mostrare come solo se partiamo dalla ragione, dallo stato, riusciamo a definire l'empirico, quindi un rovesciamento rispetto alla ragione empiristica. Ora, io mi rendo conto, cioè è chiaro che personalmente a me non commuove per nulla il fatto di dover, come dire, mettere in evidenza la conseguenza politica di questa o quella posizione, perché non mi pare che sia un problema molto rilevante. Però è un cattivo costume che ormai i marxisti hanno preso, quello per cui a ogni teoria deve corrispondere un agire, no? È chiaro che se tu dai il primato alla teoria, che è quella che ti mette in condizione di definire cos'è l'oggetto, tu stai maturando una posizione aperta alla critica. Stai maturando una posizione che fa centro sulla libertà della critica, sulla libertà dell'elaborazione e sulla possibilità attraverso l'elaborazione di scoprire lati nuovi del reale. Cioè il problema si lega subito a quello del possibile che anche Moreno mette in luce. E qui dobbiamo ricordare il grande merito sicuramente del compagno Holmes,
nello scrivere ampiamente su Leibniz, proprio in relazione a Marx, e quindi sull'aver colto in maniera molto precisa questa rilevanza del momento del possibile nella riflessione di Marx e nella riflessione di Hegel. Ora, è evidente che ci sono delle ricadute politiche in tutto ciò, ma sono ricadute, come dire, su un piano generale. E quando stavo in Brasile e parlavo con gli studenti, c'era stato un seminario su Trotsky, l'arte della letteratura. Io dicevo, gli studenti con cui parlavo non mi ricordo, che quel seminario era stato veramente inutile. Perché? Perché è fatto secondo lo schema di Rimini, relazioni molto lunghe e poi qualche domandina. No, la gente ha bisogno di fare l'esperienza diretta del testo, quindi deve essere messo in condizione di leggere Trotsky, di ragionare sul testo di Trotsky, allora matura una critica, allora matura una consapevolezza. E loro stessi dicono, sì, ma quindi da noi vedi che questo schema delle lezioni, io non approfondivo non solamente da voi, ma insomma, era interessante appunto che questa è un'esperienza che noi abbiamo fatto nel corso del nostro collettivo di formazione marxista mille volte. Cioè, la gente non vuole la pappa fatta. E questo è tipicamente stalinista proprio, no? Io stesso personalmente, dal partito ho imparato che devi trattare un argomento, bene, io te l'ho dato dall'A alla Z, ti do le soluzioni organizzative, eccetera, eccetera, dopodiché discuti. E più è completa la mia relazione, più tu stai zitto, e più sono convinto di aver fatto il lavoro mio, invece no, perché poi non succede niente. Allora bisogna che tu stimoli. E in questo senso, allora è importante questa enfasi sulla capacità produttiva della ragione, sganciato dall'immediato riferimento empirico, anzi che ha la capacità di definire il mondo empirico in un modo o nell'altro e nel cogliere aspetti diversi, per creare un atteggiamento critico, partecipativo, attivo. Questa è la conseguenza politica fondamentale, che poi è politica ma è scientifica, insomma, no? È da uomo libero. E quindi va bene, riassumendo, se voi siete d'accordo, io strutturerei la faccenda in questa maniera. Individuiamo quei pochi testi semplici, elementari, divulgativi, ma fatti da persone serie, su Piaget, sul vitalismo, sul materialismo, idealismo, no? Queste cose, distribuiamoli, e lo stesso facciamo però nel dividerci la lettura di saggi, di enciclopedie. Ci sono delle enciclopedie molto buone su Piaget, sull'empirismo. Per esempio, se qualcuno avesse voglia di mettere alla prova il proprio inglese,